sarei già caduto. Oh, abbiamo con noi Salvatore Tamburro, economista, scrittore, consulente fiscale. Buonasera Tamburro. Ciao, buonasera. Ciao, giovanissimo, buonasera. Classe 1980. Classe 1980. Tu lo sai, caro Parenzo, che Salvatore Tamburro è uno dei miti del nostro Salvo Mandarà, Grillino? Beh, questo non depone a suo favore. Non depone a suo favore, però. Anche se l'anagrafe lo aiuta, perché avere un brillante giovane economista, io prenderei le distanze da questo Mandarà, però voglio dire. Allora, è il vostro amico, il mitico Salvo Mandarà, no? Va, amico, guardi, no, in realtà ultimamente ci siamo anche riavvicinati, perché avevo una considerazione pessima. Aveva una considerazione pessima di cruciale imparenza. Io l'ho sentito oggi pomeriggio, vi mando un abbraccio caloroso a tutti e due. Oh, meno male, ma abbracciamo anche noi Mandarà, perché noi l'abbiamo preso un po' in giro, lui si era arrabbiato quando aveva detto scappo all'estero, poi ci ha ripensato, no, all'improvviso, non posso stare in questo paese di merda, di mafiosi, eccetera. No, Mandarà, che ci sono le soluzioni per restare, per questo è rimasto. Beh, le soluzioni, sa, ma lei non ho capito, alla fine, appartiene a sto Movimento 5 Stelle o no? Perché c'è stata una discussione ieri sera dopo la sua apparizione In realtà gli hanno fatto vedere il prospetto del Movimento 5 Stelle, però io sono un economista indipendente che da anni cerco di parlare di sovranità monetaria e di politica monetaria, in realtà che fa contro i diktat delle banche. E questo lo sappiamo. E diciamo che questa cosa è affine almeno diciamo in questo momento al Movimento 5 Stelle, perché Grillo sta anche sul suo blog, ha scritto qualcosa sulla sovranità monetaria, il fatto di rivedere i trattati internazionali, quindi. Cioè lei, le cose che dice lei sono quelle del Movimento 5 Stelle? Più o meno sì, diciamo, io vado un po' oltre, nel senso che Grillo è per ritrattare tutti questi trattati di Lisbona. Lei è per stracciarli. Io sono per strapparli proprio. E buttarli in faccia a Draghi, come ha detto ieri sera, tirarli in faccia a Draghi. Allora c'è la signora Michelle Bonnet, piccola parentesi, che scrive, c'è Giuseppe Cruciani, la zanzara, che dice che io non sono credibile, eppure insistono per intervistarli. Ma appunto lo facciamo, cara signora Bonnet, non lo facciamo mica perché pensiamo che lei sia una criminale. Io per esempio non la ritengo credibile, Parenzo la ritiene un po' più credibile, per cui non è che uno deve essere intervistato semplicemente da persone che la reputano credibile, cioè uno viene intervistato anche da persone che dicono ma scusi perché ha detto queste cose, sono credibile, non sono credibile, per cui non si agiti, noi non siamo ostili, semplicemente io penso che lei non sia credibile quando dice che la Pascale è lesbica, sulle altre cose non discuto, o comunque non si può. Non sono così negativo sulla questione della Pascale lesbica, posso avere qualche dubbio, perché dov'è la controprova, no? Cioè dov'è la. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Tamburro, io non ho capito, lei ha votato 5 Stelle? No, io non ho votato nessuno. Non ho votato nessuno, però lei era coordinatore del movimento di Marra, del mitico Marra, coordinatore nazionale. È stato nel 2012, un anno fa del PAS, poi. Diciamo che ci siamo distaccati. Come mai si è distaccato dal professor? No, è difficile distaccarsi dal professor Marra, devo dire. Come mai si è distaccato dal professor? Penso che siamo comunque ancora grandi amici, quindi non è questo il problema. Però diciamo sul programma io lo volevo articolare in un certo modo, lui si riusciva a farlo in un altro modo. Ma è molto ricco il signor Marra, come ha fatto i soldi il signor Marra? Ma non lo so, questo bisogna chiederlo. Con le cause alle banche, anche lei fa causa alle banche, ma è davvero così, come dire, fare causa alle banche, lei. Rende, insomma, o no? Ma rende, diciamo che sì, in questo periodo fare causa per anatocismo in futuro, ma anche i ricorsi in Italia, diciamo che è quello che fanno tutti i professionisti in questo periodo. Hai capito, Parenzo, come si fanno i soldi? Signor Tamburro è uno che non sopporta le banche, pensa tutto il male possibile delle banche, del potere bancario italiano ed europeo. Fa causa alle banche e campa anche attraverso queste robe. Questo mi fa molto piacere. Sia a livello teorico che pratico. Parenzo, che c'è? Dimmi. No, dico, questo mi fa piacere per lui, se guadagna tanti soldi facendo causa alle banche, bravo. Mi fa meno piacere, non me ne frega nulla in verità, il fatto di questo rapporto con questo avvocato Marra. Ma è perché? Marra è stato anche ospite nostro, è un grande amico. Ognuno ha gli amici che vuole, quindi va benissimo, mi chiedi. Una grande simpatia e tenerezza, ecco tutto qua. Non ho niente contro, è simpatico, giovanotto, un simpatico giovanotto, ma che cosa le dai? Tamburro, dici?
Tamburro. Tamburro, classe 1980. Comunque, oh, grazie, uno 1980 è pure un bel ragazzo, l'ho visto ieri sera. Cioè, sì, mi fa sentire. Sul sito c'ha tutta questa posa da belloccio. Ma posa, normale. Vabbè, insomma, dai, con la camicia. Insomma. La camicia normale, con la napoletano, ma è grandissimo. Sì, Tamburro, mi sta molto simpatico, le devo dire la verità. Però mi dica la verità, lei davvero pensa che. Davvero pensa che Monti, Letta, il Partito Democratico siano tutti al servizio delle banche, chi più chi meno, in particolare loro? Ma è un dato di fatto, non è che lo penso, cioè, è un dato di fatto. Cioè lei pensa che Letta sia al servizio? Hindenburg, questo è immaginabile. Ma vanno lì a fare due conferenze, da punto su. Vabbè, ma si riuniscono in maniera segreta facendo queste conferenze. C'è Letta. La stampa non è invitata, voglio dire, che c'è di male, o potrebbero anche invitare un po' di giornalisti, quindi si fanno entrare. Sì. I deputati manco li fanno entrare, solo quelli che poi devono candidare. Sì. Parte successiva, però a parte questo, diciamo che molti Letta sono dei curativi, non è, sono loro il vero potere. Il vero potere è tutto a Bruxelles. Chi è il grande burattinaio, cioè quello, l'uomo più potente in Europa secondo lei? Chi è l'uomo più potente? Draghi. Singolo, sì, Draghi, ma come la Lagarde, ma il Lagarde è il Fondo Monetario, però non saprei indicare una singola persona. Cioè è tutto un sistema, dice lei. Sì, è un'oligarchia, diciamo. Un'oligarchia, cioè gli uomini che governano il mondo sono quello il presidente. Ma guarda, è un dato di fatto, perché fu fatto uno studio poco tempo fa proprio in Svizzera che comprendeva qualcosa come 40.000-50.000 società, e alla fine al nocciolo di questo studio si è ridotto a 40 società che governavano il mondo in tre, e tutte queste 40 società manco a farlo apposta le tutte banche. Quindi. Ma bisogna avere paura a dire qualcosa contro le banche, secondo lei? Beh, diciamo che non è facile dirlo, però uno lo deve dire, prima o poi, se i giornalisti tacciono, qualcuno lo deve dire. No, però al di là dei giornalisti che tacciono, eccetera, ma si rischia di fare una brutta fine? Beh, ci sono persone che hanno fatto anche una brutta fine. Per esempio? Ma per esempio, un certo Kennedy ha fatto una brutta fine. Vabbè, mica per colpa delle banche? Lei conosce l'ordine esecutivo 11.110? Cioè, Kennedy è stato ammazzato dalle banche, secondo lei? Sì, che lei conosce l'ordine esecutivo? No, non lo conosce assolutamente, questo no. Allora, l'ordine esecutivo, se vuole che lo dico. L'ordine esecutivo 2110, insomma. 11.110, in pratica Kennedy ordinava l'emissione di 4,3 miliardi di dollari, che però non erano emessi dalla Federal Reserve, era la banca privata americana, ma erano emessi dallo Stato. E allora? Ma la posta, dopo tre mesi, l'hanno fatto pure a Dallas. Cioè, lei sta dicendo che la nuova tesi adesso, però, Tamburro, io l'ho trattata bene fino adesso, signor Tamburro, però... ci sono dei legami molto chiari. Parenzo, signor Tamburro sta sostenendo che Kennedy è stato ucciso dal potere bancario. Ho sentito. Signor Tamburro. Ma se non si conosce l'economia e la finanza, in questo caso l'ordine esecutivo... Scusami, Tamburro. È ovvio che sembra una cosa... così campanaria, ma Tamburro? Senta Parenzo, sì. Scusi, Tamburro? Che c'è? Dimmi Parenzo, dimmi. No, voglio dire Tamburro? Milano c'è o no? Tamburro? Che qua, ho capito, vuoi mandare Parenzo non studia. Tamburro? Vuoi gentilmente andare a fare il culo, questo vorresti dire, Parenzo? No, non c'è bisogno di mandare a fare il culo Tamburro. Perché semplicemente no, ma non è così, dai, su, non può essere così. Queste cose. Ormai è un dato di fatto, scusa, l'emissione monetaria è in mano a chi è? Mica in mano allo Stato, è in mano alle banche. Sì, no, d'accordo, però adesso che le banche siano responsabili dell'uccisione di Kennedy, dai, su. Dai, là ci sono vari collegamenti, ovviamente. Lei l'ha detta così. Comunque, devi sapere, Tamburro, Parenzo, sì, adesso ho chiamato Parenzo Tamburro, che Salvatore Tamburro sostiene che bisogna uscire dall'euro praticamente ieri, non oggi, ieri, no? Vabbè, questo. Dobbiamo stampare noi la moneta, giusto? Stampare noi, avere sovranità monetaria, perché in questo modo uscire, e soprattutto bisogna abbattere prima o poi le lobby bancarie. Ma come si possono abbattere queste lobby bancarie? Ma anche con la forza, Tamburro?
No, non c'è bisogno di nessuna forza, basta una legge che impone la moneta monetaria nelle mani dello Stato. Adesso la politica monetaria nostra è in mano a istituzioni sovranazionali che non sono stati votati da alcun cittadino, sì. Basta semplicemente invertire questo caso. Comunque, da questo punto di vista, Berlusconi è più vicino alle sue posizioni rispetto a... Okay. No, Berlusconi ha detto qualcosa contro l'euro, di rivedere i trattati, non è che non ha detto nulla. Cioè, meglio del PD? Senza dubbio. Meglio Berlusconi del PD. Lei l'ha mai votato Berlusconi, Caburro? No. Mai, eh? Mai. Ma... io sto aspettando di votare qualche partito. Alla fine voterà Grillo, su. Alla fine voterà Grillo. No, ho visto, non lo posso ancora affermare, però è ovvio che simpatizza con il Movimento 5 Stelle, perché a me non ne parla queste cose. Va bene, a presto, la richiamo. Grazie. Grazie, Caburro, grazie. Caburro.